Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di una volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 4 dicembre 1918. Questa notte l'ho passata insieme con Gesù in prigione, lo compativo, mi stringevo alle sue ginocchia per sostenerlo e Gesù mi ha detto: Figlia mia, nella mia passione voglio soffrire anche la prigione per liberare la creatura dalla prigione della colpa. Oh, che prigione orrida per l'uomo è il peccato! Le sue passioni lo incatenano da vile schiavo. E la mia prigionia e le mie catene lo sprigionavano e lo scioglievano. Per le anime amanti, la mia prigionia formava loro la prigione d'amore, dove starsi al sicuro, difese da tutti e da tutto. E le sceglievo per tenerle come prigioni e tabernacoli viventi, che mi dovevano riscaldare dalle freddezze dei tabernacoli di pietra. Molto più dalle freddezze delle creature che, imprigionandomi in loro, mi fanno morire di freddo e di fame. Ecco perciò, molte volte lascio le prigioni dei tabernacoli e vengo nel tuo cuore per riscaldarmi dal freddo,
per ristorarmi col tuo amore. E quando ti vedo andare in cerca di me nei tabernacoli delle chiese, io ti dico: non sei tu la mia vera prigione d'amore per me, cercami nel tuo cuore ed amami. 10 dicembre 1918. Stavo dicendo al mio dolce Gesù: vedi, io non so fare nulla, né tengo nulla da darti, ma però voglio darti anche i miei non nulli. Unisco questi miei non nulli al tutto, quale sei tu, e ti chiedo anime. Sicché come respiro i miei respiri ti chiedono anime, il palpito del mio cuore con grido incessante ti chiede anime, il moto delle mie braccia, il sangue che mi circola, il battere delle mie palpebre, il muovere delle labbra sono anime che chiedono. E questo lo chiedo unita con te, col tuo amore e nel tuo volere, affinché tutti possano sentire il mio grido incessante che in te sempre chiedere anime. Ora, mentre ciò dicevo ed altro ancora, il mio Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto: figlia mia, come mi è dolce e gradita la preghiera delle anime intime con me. Come mi sento ripetere la mia vita nascosta di Nazareth, senza alcuna esteriorità, senza circolo di gente, senza suono di campane, tutto negletto, solo, tanto che appena ero conosciuto. Io mi elevavo tra il cielo e la terra e chiedevo anime, neppure un respiro né un palpito mi sfuggiva che non chiedeva anime. E come ciò facevo, il mio squillo suonava nel cielo e attirava l'amore del Padre a cedermi le anime. E questo suono, ripercuotendosi nei cuori, gridava con voce sonora: anime. Quante meraviglie non operai nella mia vita nascosta, solo conosciute dal mio Padre in cielo e dalla mia mamma in terra. Così l'anima nascosta, intima con me, come prega, se nessun suono si sente in terra, le sue preghiere come campane suonano più vibranti in cielo, da chiamare tutto il cielo ad unirsi con lei e far scendere misericordie sopra la terra, che suonando non all'udito, ma i cuori delle creature le dispongano a convertirsi. 25 dicembre 1918. Continuando il mio solito stato, mi sentivo tutta afflitta per tante varie ragioni, ed il benedetto Gesù è venuto, quasi compatendomi, e mi ha detto: figlia mia, non ti opprimere troppo, coraggio, sono io con te, anzi sto proprio in te continuando la mia vita. Ecco perciò la causa che ora senti il peso della giustizia e vorresti che si sgravasse su di te, ora lo strappo delle anime che vogliono andare perdute, ora senti la smania di amarmi per tutti, ma vedendoti che non hai amore sufficiente, ti ingolfi nel mio amore e prendi tanto amore per quanto tutti mi dovessero amare, sciogliendo la tua voce argentina, mi ami per tutti. E tutto il resto che fai, credi che sei tu? Niente affatto, sono io che ripeto la mia vita in te. Sento la smania di essere amato da te, non con amore di creatura, ma col mio. Perciò ti trasformo, ti voglio nel mio volere, perché in te voglio trovare chi supplisce me e tutte le creature. Ti voglio come un organo che si presta a tutti i suoni che voglio fare. Ed io, amore mio, vi sono certi tempi che mi si rende tanto amaro la vita, specie per le condizioni in cui mi hai messo. E Gesù, conoscendo ciò che volevo dirgli, ha soggiunto: e tu di che temi? Sono io che ci penserò a tutto. E quando ti dirige l'uno, do grazia all'uno, e quando un altro, do la grazia all'altro. E poi non te assisteranno, ma me stesso, e da secondo che apprezzeranno l'opera mia, i miei detti ed insegnamenti, così largo sarò con loro. Ed io: mio Gesù, il confessore apprezzava molto ciò che tu mi dicevi, tanto che ci teneva tanto e ha lavorato tanto per farmi scrivere. Tu che gli darai? E Gesù: figlia mia, gli darò il cielo per compenso e lo terrò in conto dell'ufficio di San Giuseppe e della mia mamma, che avendo assistito la mia vita in terra dovettero stentare per nutrirmi ed assistermi. Ora, stando la mia vita in te, la sua assistenza e sacrifici li ritengo come se di nuovo mi li facessero la mia mamma e San Giuseppe. Non ne sei contenta? Ed io: grazie, oh Gesù. Ecco, questi capitoli si muovono dentro un binario fondamentale, caratterizzante la vita nella Divina Volontà, composto da due rotaie, appunto. La prima potremmo chiamare la rotaia dell'interiorità,
e la seconda, ecco, la riproduzione della vita di Gesù, riproduzione o ripetizione, come preferiamo, nell'anima vivente e nel divino volere. Sono queste le due cose fondamentali su cui Gesù porta l'attenzione in questi tre capitoli. Chi fa le ore della passione non avrà certamente mancato di riconoscere nel primo testo che abbiamo letto quel commento, ogni tanto nelle ore della passione c'è, tratto dagli scritti di Luisa, la prigionia di Gesù, che spiega anche i motivi soprannaturali per cui Gesù ha voluto anche passare, oltre a tutte le altre pene dolorose della passione, per la prigionia. La mia prigionia e le mie catene sprigionavano e scioglievano l'uomo. L'uomo che le passioni incatenano da vile schiavo è l'uomo che si trova nell'orrida prigione della colpa. Quindi abbiamo questo binomio anche qui. Un carcere, che è la colpa, specialmente la colpa grave. Con la colpa grave è come se noi ci consegnassimo nelle mani del diavolo, lui ci prende e ci chiude dentro una cella e le chiavi ce le ha in mano lui. Un po' come negli Atti degli Apostoli avvenne che fecero con San Pietro, no? Che andarono gli angeli a farli uscire e a continuare a farli predicare. Se qualcuno non ti apre quella porta rimani carcerato. E attenzione, non puoi neanche evadere perché ci stanno le catene delle passioni. Quelle sono veramente tante e plurime, ecco, e a volte avvincono anche, sia pur più moderatamente, polsi e caviglie anche di chi non sta più nell'orrida prigione della colpa grave, ecco. Ma ancora purtroppo è in balia. Non delle passioni magari grossolane, ma di quelle un pochino più sottili, ma non per questo meno schiavizzanti. Sono i vizi capitali spirituali. La superbia, per esempio, che ha tante catene, ecco, e ha tanti rami, no? Brutti. Non soltanto le passioni, come dire, che danno luogo ai vizi, però per esempio la paura. La paura è una passione terribile per l'uomo, perché a causa della paura fa o non fa tante cose che bisognerebbe al contrario non fare o fare. Pensiamo alle fobie, insomma, che noi possiamo avere, no? Tutte. Tu dici, ma questo che c'entra nella vita intera? Ma come questo che c'entra? È la nostra vita. C'entra e come? C'entra e come? Le paure fobiche, no? La paura del buio, la paura del chiuso, la claustrofobia, la paura delle malattie, la paura, le fobie legate, non so, agli eccessi, nell'igiene, chi sta tutto il giorno a pulire, che maniacale, insomma, su queste cose, no? La paura di perdere le persone care, la paura delle malattie, la paura di qualche, che ne so, di qualche, che succede qualche disastro, qualche evento, qualche calamità naturale, eccetera. Le paure più sottili, le paure di riconoscersi peccatori, le paure di fare quel doloroso ma fruttuoso, importantissimo viaggio dentro se stessi, alla scoperta di tutto quello che c'è dentro il nostro cuore, ovviamente con l'aiuto della grazia, perché quello lo dobbiamo conoscere, perché quello che Dio ha detto nell'Antico Testamento non è sotto questo punto di vista passato. Ti ho guidato per 40 anni nel deserto per farti vedere cosa c'è nel tuo cuore, se tu avresti servito il Signore, sì o no. Io conosco pochissime persone che affrontano senza paura questo viaggio, no? Che sono disposti veramente anche dalla luce di Dio a farsi completamente denudare, a vedere anche
con vergogna e con senso proprio di umiliazione, le aree ferite, le aree bisognose di cura, le aree che devono essere sanate e tante altre cose. Quindi Gesù, ma come tutte le cose, no? Ha ottenuto questa liberazione oggettiva, perché lui è stato in galera appunto per toglierci dalla prigione della colpa grave, è stato incatenato per sciogliere queste catene. Allora dobbiamo capire delle cose anche per comprendere poi quello che Luisa dice sulle anime silenziose, su quelle che vivono nella divina volontà e che quindi ci dice, ma come mai con tutta questa gente che vive nella divina volontà, con tutto quello che ha fatto Gesù, le persone non si convertono, sono sempre cattive? Dice Gesù, ma tu dici che hai liberato gli uomini dalla prigione della colpa e dalle catene delle passioni, ma io tutte quante queste persone libere dalle passioni, non è che ne vedo un granché, come mai? Che succede? Succede sempre quello che sappiamo, cioè il processo di salvezza e di liberazione di una creatura umana si gioca sempre su due fronti, anzi su tre per essere precisi. Gesù con la sua vita terrena oggettivamente ha fatto tutto, ha pagato tutte le colpe, ha rifatto tutti gli atti, ha sciolto tutte le catene, tutto. Ora però il problema è che questo tutto non passa automaticamente. Questo è il grande punto dolente di moltissimi. Noi vorremmo che l'ha fatto Gesù, benissimo. Fine della fatica, ha fatto tutto lui e ci stanno altri due passaggi però, altri due passaggi. Tutto questo che Gesù ha fatto, anzitutto bisogna andarlo a prendere, primo per quanto riguarda la redenzione, con i sacramenti ben celebrati e ben vissuti, perché i sacramenti non sono altro, secondo quello che si insegna nella Chiesa già da tempi dei padri, che è la trasmissione degli effetti e delle grazie che Gesù ci ha acquistato nella sua dolorosa passione, che sono necessarie per noi. Quindi questa è la prima cosa. Questa cosa non basta però farla dal punto di vista oggettivo, dice, oh, quanta difficoltà. Eh sì, lo è, perché i sacramenti, insegna la Chiesa, devono essere fruttuosi, cioè devono essere ricevuti da un'anima che è capace di tesaurizzarli per prendere, cooperare attivamente con le grazie che quei sacramenti gli trasmettono, collaborando alla propria redenzione e santificazione. Questo è il secondo punto, che è sempre quello verso nei confronti del quale si sfracella tutto, d'accordo? Come le onde che si sbattono su una scogliera massiccia e quegli scogli rimangono lì per quanto violente possano essere le onde, no? A parte che le onde della grazia non sono mai molto violente. Ma se c'è sta la scogliera davanti, c'è sta la scogliera davanti. Purtroppo. Hans Urs von Balthasar scrisse un libro che si chiamava Teodrammatica, no? Un titolo che fa subito pensare, un titolo un po' originale, no? Un po' pittoresco, ma fa pensare teodrammatica, no? Teos significa il dramma di Dio. Il dramma di Dio non è soltanto la tragedia della passione, no? Ma è il dramma di Dio che con tutto quello che ha fatto, se non trova terreno fertile, è tutta grazia sprecata. Con grande dolore del Signore. Ecco, questo dobbiamo mettercelo bene in testa. Allora, a fronte di questo, Gesù parla delle anime amanti, da subito, che sono anime che amano appunto stare in galera, ma non nella galera della colpa mortale, ma nella galera della prigione d'amore del cuore di Gesù. E questa è riparazione di quanti fanno morire di fame Gesù, sia nei freddi tabernacoli dove lui rimane lì dalla mattina alla sera e molti qua senza neanche che nessuno gli vada a dire buongiorno, oppure
peggio ancora, le freddezze delle creature che possono anche ricevere Gesù, ma se vanno a fare la comunione come se fosse una caramella. Oppure in stato non di grazia. Ecco una caratteristica quindi delle anime amanti, no? Prigioni d'amore. Questo può comportare come Luisa, per esempio, cioè, noi dobbiamo pensarci adesso qua qui, Luisa lo dice subito, io non c'ho nulla da darti. Quella povera donna ha vissuto una vita sul letto, dentro casa, da sola. L'emblema, umanamente parlando, della vita più inutile e più sprecata che ci possa stare, secondo le categorie ovviamente produttive e moderne dell'efficienza e della qualità della vita, come la chiamano oggi. Che qualità della vita ha avuto la vita di Luisa Piccarreta? Tutto il giorno a letto, era notte rigida come con un cadavere che non si poteva muovere fino a quando non veniva un prete a fargli un segno di croce. Durante la giornata, al massimo qualche lavoretto ogni tanto e manco troppo spesso, col suo amato tombolo, qualche visita e poi silenzio. Scritture, giri, mentali tra l'altro, no? Tutto quanto interiore. Che vita era questa qua? Noi dobbiamo pensarci a queste cose, certamente non tutti devono fare evidentemente questo, no? E vivere nella divina volontà non vuol dire assolutamente, necessariamente trovarsi in queste condizioni, perché poi nostro Signore dà un compito preciso ad ogni singola anima, no? Certo, non è affatto da escludere che ci siano anche adesso in giro delle anime che il Signore sceglie, che prende, potrebbero stare in qualche monastero o convento, ma anche dentro qualche casa privata, come era la vita di Luisa, e chiama questo ministero del tutto peculiare. Ecco, ma la cosa fondamentale è che noi, diciamo, una vita del genere, ci dobbiamo chiedere, d'accordo, sinceramente, nel nostro cuore, una vita del genere, è una vita, se me la chiedesse a me il Signore una vita di questo genere, io che gli direi? Ma che razza di vita è mai questa? Gli direi una cosa del genere? Dobbiamo chiedercelo. Perché Gesù mostra non solo di apprezzare questa vita, ma di apprezzarla assai. E mette come punto di paragone, come paradigma di confronto, la sua vita nascosta, anche questa, un mistero. Cioè, noi dobbiamo pensare che la vita monastica nella Chiesa è nata dalla considerazione e dalla contemplazione, anche la vita claustrale, di questo mistero. Cioè, noi abbiamo il figlio di Dio fatto uomo, cioè il figlio di Dio fatto uomo, che vive senza alcuna esteriorità, sto citando, senza circolo di gente, senza suono di campane, tutto negletto, tanto che appena ero conosciuto. Era conosciuto perché il sabato andava in sinagoga, questo ce lo dicono i Vangeli, sicuramente. Che altro faceva oltre che andare in sinagoga Gesù? Oltre che andare in sinagoga e starsi in officina a lavorare e col papà e con la mamma? Boh, che ne sappiamo? Io non lo so che faceva Gesù durante la giornata. Oltre a queste cose che sappiamo con cielo. Usciva, andava in giro. Boh. Andava, che ne so, andava a farsi una passeggiata, boh, non lo sappiamo questo qui, no? Una cosa ce la dice lui, che ininterrottamente mi elevavo tra il cielo e la terra e chiedevo anime, e neppure un respiro, né un palpito mi sfuggiva che non chiedeva anime. E supponiamo che Gesù, facciamo una supposizione, perché questo, a meno che qualcuno non abbia il filo diretto con il Padre Eterno, questo non è il mio caso. Come si facciamo a saperlo, no? E se supponiamo che Gesù non facesse nient'altro che questo qui? Lavorare, alzarsi la mattina, fare le preghiere da buon ebreo, stare ritirato poi, dedicare una parte del tempo al lavoro e il resto preghiera, colloquietti con Giuseppe e Maria e poi riposo.
Che razza di vita ha fatto il figlio di Dio sulla terra, potremmo un attimo chiederci, poi a far falegname. Io quando scherzo con i miei giovanotti, con i miei ragazzini, dico: ma secondo voi Gesù 2000 anni fa era capace di progettare e di realizzare un iPhone? Sì o no? È una domanda molto retorica, no? Perché insomma l'iPhone in confronto all'opera della creazione lo fa semplicemente ridere al figlio di Dio, no? E si è messo a far falegname. Io penso che ogni tanto queste provocazioni de facto, no? Che il Signore ci lancia, dobbiamo farle nostre, specialmente per chi c'è il lamento facile, d'accordo? E per chi si pensa che per avere una vita qualificata deve fare chissà che o chissà che cosa. Quante meraviglie non operai nella mia vita nascosta, solo conosciute dal mio Padre in cielo e dalla mia mamma in terra. Ed ecco qui un punto fondamentale. Questo è proprio un punto nuovo di più. Dinanzi a chi noi viviamo? A chi vogliamo piacere? Chi vogliamo servire? Veramente, perché qui non si possono fare bluff. Perché il bluff è soltanto un atto stupido che noi facciamo anche, anzitutto a noi stessi. D'accordo? A noi stessi. Questo è il punto. Dio vuole che tu diventi, che ne so, il più grande scienziato, che sei il più grande uomo pubblico del mondo, no? Se sei un maschio che diventi papa, che altro vuoi diventare? Non lo so, diventi presidente della Repubblica, capo del governo. Tu sei sicuro che questa è una cosa tanto bella? Io ho molti dubbi che sia una cosa tanto bella. Ma se questo Dio vuole, fiat, e ci avrà tutte quante le grazie per farlo. E se Dio vuole che tu devi rinchiuso dentro una certosa, dimenticato e sepolto vivo da tutto e da tutti, che vogliamo fare? La vita del Presidente della Repubblica è una vita utile e quella del certosino nella certosa è una vita sprecata? Pensiamo questo noi? Noi dobbiamo chiedercelo, noi cattolici, figli di Dio, adesso a prescindere da altre cose. Penseremo a questo, una cosa di questo. Gesù capovolge l'ordine dei valori. Perché la vita del monaco nella certosa, che si impara a vivere nella divina volontà, fa tanto di quel bene al mondo che 100.000 personaggi, anche santi di vita attiva, non la eguagliano, riproducendo quello che Gesù fece nella vita nascosta. L'anima nascosta, però, questo è intima con me. Quando prega, e anche qui noi pensiamo che la preghiera sia una cosa, come pensa la gente, no? Preghiera è una cosa da donnicciole, si diceva un tempo nella letteratura spirituale moderna, no? Una devozione moderna. Quando volevano appunto, ma molta gente pensa che la preghiera sia roba da donnicciole o da vecchiette, diciamo noi oggi, no? O da gente che capisce niente e che c'è niente da fare, allora prega. Il nostro Signore non propone questa abbastanza squallida visione della vita di preghiera. Come prega, se nessun suono si sente in terra, le sue preghiere come campane sono le più vibranti in cielo. Da chiamare tutto il cielo e far scendere misericordia sopra la terra, che suonando, che non ha l'udito mai quelle delle creature, le dispongano a convertirsi. Certo, qui torniamo al discorso di prima. Le dispongono a convertirsi. Ma questo già è tanto, perché se questo non ci fosse, già la conversione è una cosa difficile, ma certamente che se non arriva la grazia dal cielo, la conversione, questa dottrina della Chiesa, da se stessi è proprio impossibile, d'accordo? E quella grazia non ti arriva, specialmente quando stai nel peccato, se qualcuno non lo ottiene, non la impedra per te. E le grazie, come diceva Padre Pio, si pagano, tra virgolette, no? Ecco. Nel senso che il Signore per concederle vuole offerte, vuole preghiere, vuole suppliche, questo è evidente, da tutta la rivelazione. Ecco, poi abbiamo un momento, terzo paragrafetto e concludiamo, di debolezza di Luisa. Mi sentivo tutta afflitta per tante varie ragioni. E Gesù la consola. Non sta afflitta, ci sono io con te. Sto continuando la mia vita in te. Da cosa dipendono queste tue, diciamo così, afflizioni? Ora senti il peso della giustizia
e vorresti che si sgravasse su di te. Questo te va sta male. Ora lo strappo delle anime che vogliono andare perdute. Ora senti la smania ad amarmi per tutti. Ma vedendoti che non hai amore per tutti, ti ingolfi nel mio amore, eccetera, eccetera. E che cosa succede? Mi ami per tutti. Ecco, tutto il resto che fai credi che sei tu? No, sono io che sto continuando a fare la mia vita in te. Poi si lamenta ancora che la sua vita, dice, ora mi sono certi tempi che si rende tanta male la vita, specie per le condizioni in cui mi hai messo. Anche qui Gesù la consola, dice, tu non ti preoccupare, sono io che ci penserò a tutto, anche qua. Anche a lui si viene chiesto quest'atto di fede, no? Quella stava da sola, abbandonata, dice, ora è venuto un confessore che mi sta a dare testimonianza, è uno che non crede niente a quello che è vivo, che mi dice che sono matta, che mi dice andiamo a rinchiudere, che non mi fa più scrivere niente, magari viene Gesù che mi dice scrivi sulla divina volontà, quello mi dice no, non scrive niente. Le nostre umane preoccupazioni. Gesù dice state qui, ci penso io a tutto quanto. Perché quanto meno noi abbiamo di appoggi umani, che tutti purtroppo tendiamo a costruirci, quanto più Gesù è obbligato, proprio quasi in senso stretto, a darci una mano lui. Perché altrimenti periamo in mezzo a tante situazioni. E Gesù questo lo fa. E a chi svolge bene il proprio lavoro, qui parla dei confessori che hanno aiutato Luisa, Gesù promette il paradiso. La cosa fondamentale è che ciascuno di noi in questo mondo, ecco, concludendo un po' qualche passaggio della meditazione, trovi bene il posto dove Dio lo vuole e ci stia così come Dio vuole, senza brontolare e senza recriminare, sapendo benissimo che il Signore in ogni istante può, se vuole, dare svolte alla nostra vita, cambiare la nostra sorte, trasformare, può fare tutto. Ma la cosa fondamentale è che noi comprendiamo il valore delle cose piccole e nascoste dinanzi a Lui, l'importanza del ripetere la sua stessa vita e come anche in noi si stiano, se vogliamo e se desideriamo vivere nella divina volontà, compiendo e riproducendo cose che Gesù ha vissuto nella sua vita nascosta e che continua a vivere nei suoi figli e figlie fedeli e completamente donati a Lui, sempre per lo stesso motivo, per il bene della Chiesa e per le anime. Torniamo oggi a Santa Vergine Maria a meditare sull'importanza della vita interiore e dell'intimità profonda con Gesù. Aiutaci a mettere tutto in pratica, a vivere tutto questo e soprattutto ecco, ad essere sempre sinceri e schietti davanti a Dio e davanti a noi stessi. Sono cose importantissime, molto più di quanto noi pensiamo, e decisive non solo per la nostra vita interiore ma anche per il nostro cammino e vocazione terrena. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.